Il Follatore Dioniso è l'ultima creazione di casa Aginox, business unit della Garofoli S.p.A. Dioniso stabilisce un nuovo standard nella tecnologia della vinificazione. Un prodotto che affonda le sue radici nella tradizione, ma si proietta nel futuro. Aginox. Sostenibilità inossidabile. La Narnese ferma sull'1-1 il Sansepolcro. Partita vibrante soprattutto nella ripresa. Con le riprese e il montaggio di Fabio Lomoro andiamo a vedere le azioni salienti di questa partita. Al 14esimo, prima occasione. Gran tiro di Guazzaroni, palla fuori di poco. Al 20esimo ancora Narnese con Brevi, tiro deviato che finisce alto. Il Sansepolcro risponde al 36esimo. Mariotti, favorito da Anni Baldi, scaglia un bolide, miracolo di Mazzoni che devia in angolo. Due minuti dopo la scena si ripete, ancora Mariotti scalda le mani a Mazzoni. Ripresa. Al 5esimo l'arbitro fischia calcio di rigore agli ospiti per un presunto fallo di Anni Baldi ai danni di Berz. Dal dischetto Valori segna lo 0-1. La replica della Narnese arriva al 14esimo. Suggerimento di Guazzaroni per Tramontano, salva patata in uscita. Al 18esimo la Narnese protesta. Patata blocca un tiro di Perotti, ma la palla ha superato o no la linea di porta? Al 28esimo il neo entrato Quadroni si mette subito in evidenza. Il suo tiro viene respinto da Mazzoni. I Biturgensi alla mezz'ora rimangono in 10. Entrata di Quadroni su Colangelo. Il 20 ospite viene espulso. Colangelo esce dolorante. Della successiva punizione dal limite si incarica Tramontano che batte patata. È 1-1. La Narnese getta il cuore oltre l'ostacolo e nel finale ci prova a vincere la partita. Al 43esimo cross in mezzo di Rocchi e Picazzini per poco non ci arriva a deviare la palla in rete. I rossoblù escono tra gli applausi. Finisce 1-1. Marco Sabatini, tecnico della Narnese, commentiamo questo 1-1, credo che sia stata una grossa partita della Narnese, soprattutto per l'orgoglio, sotto di un gol siete riusciti a pareggiarla e poi per poco ci scappa la vittoria. Sì, ma la squadra, quasi tutte le domeniche ci mettiamo tutto quanto, poi sono gli episodi che una volta ti girano a favore, una volta no. Oggi la partita si è decisa su due episodi, un calcio di rigore e una punizione. Quindi i ragazzi ci hanno messo tutto quello che avevano in corpo e sono molto contento perché avevano bisogno almeno di un risultato positivo. Okay, grazie Antonio Arbillè, tecnico del Sansepolcro, commentiamo questo pareggio per 1-1. Partita decisa nella ripresa, da voi siete passati in vantaggio con il gol sul rigore, la Narnese l'ha pareggiata a pochi minuti dalla fine. Sì, questo è quello che è successo. Comunque, per quanto riguarda la partita, secondo me il Sansepolcro ha fatto un grandissimo primo tempo e secondo me anche un ottimo secondo tempo. E forse il risultato ci sta un po' stretto. Parliamo del secondo tempo, credo che un primo tempo con bassi ritmi, credo, insomma, una ripresa è venuta fuori, insomma, un calcio diverso con tante occasioni da gol da entrambe le parti. Ma no, io invece ho visto, ripeto, un ottimo primo tempo da parte di entrambe le squadre, perché comunque è difficile giocare contro un'ottima squadra come la Narnese, perché è una squadra che ti pressa, non ti fa giocare, insomma, quindi io ho visto un ottimo primo tempo, oltre che un buon secondo tempo. Sicuramente magari a livello di occasioni sono venute più il secondo tempo, però per me è stato un ottimo primo tempo anche, e comunque è stata una buona partita da parte di entrambe le squadre. Grazie mister. Prego. Arrivederci.